una reazione, eccetera. Ecco, qui vedi un bambino che casca per terra, si sbuccia un ginocchio e piange per 2 ore in Afghanistan, vedi un bambino che salta su una mina, perde una mano, sì, insomma, 2 giorni dopo sta lì che prova a ridere ancora. Ecco. Sì, qui non si vedono alcune scene forti che ci sono, ma assolutamente funzionali al racconto che ci sono nel film. Una scena incredibile quando uno di questi bambini ha una mano spappolata, totalmente spappolata, e arriva la madre e non vuole ovviamente l'amputazione della mano al polso, si consulta con il padre, c'è questa sequenza incredibile in cui la madre vuole vedere, il padre vuole giudicare, allora questo bambino è costretto a essere sfasciato dopo essere stato medicato e ha una faccia rassegnata, ma non c'è una lacrima. Ecco, questo erano tutti così, con questa capacità pazzesca di... Sì, la cosa straordinaria è proprio questa, cioè, che accennavo all'inizio, la consapevolezza di essere la normalità, cioè la scena a cui ti riferisci e che voi non avete visto è l'arrivo di 2 fratellini che hanno uno 10 anni e la ragazzina 5, saltati un'ora prima su una mina, arrivano e in realtà non c'è una scena di strazio. Arriva la madre a cui gli viene chiesto appunto la possibilità di amputare definitivamente quello che rimane della mano, e la madre tentenna e chiama al telefonino il padre. Questo è tutto un piano sequenza di circa mezz'ora che io e Fabrizio abbiamo girato in tempo reale, poi la scena logicamente dura meno. Arriva il padre e il padre vede questo. Dice, decide la madre, il matriarcato. Esatto, il padre alla fine non ce la fa e dice no, chiedete, deve decidere la madre. E la madre appunto alla fine verrà in qualche modo convinta che non c'è altra possibilità, quindi accetta e dice sì, ok, amputiamo la mano di mio figlio. E per noi è un'esperienza, perché comunque in un paese di talebani vedere che alla fine decide la donna, le madri che abbiamo incontrato all'interno degli ospedali, le infermiere sono fondamentali, cioè sono tutto il contrario di quello che in qualche modo viene raccontato. E questa scena qui, la scelta di metterla nel film è una scena, forse la scena più forte. Il senso era proprio questo, cioè di vedere alla fine che comunque la donna in Afghanistan ha un'importanza che penso nessuno abbia idea, almeno nel nostro paese, per quello che viene raccontato dal ministro e dai vari ministri, insomma, no? La russa e compagnia, cioè, gente che non ha un'idea. Io tra l'altro accennavo adesso con Maso appunto la straordinaria forza con la quale loro hanno affrontato la situazione del rapimento, perché era incredibile per persone come me che hanno avuto la possibilità di vivere un periodo in quel luogo, cioè l'impossibilità di spiegarsi, cioè vedere Gino in televisione che non riusciva quasi a spiegare, perché non... Nessuno può raccontare quelle cose se non c'è stato, e forse gli unici in Italia, adesso non vorrei dire, ma sono proprio emergency, e io sono felice, penso anche Fabrizio, di aver fatto questo film, e ringraziamo anche voi del fatto, della possibilità che ci date di rendere pubblico questo film. Scusami un attimo se ti interrompo, e vorrei ringraziare una persona che adesso non c'è più, ma la mamma di Cecilia, che ha fortemente voluto la invitazione. Con lui fece tutto.
copie, una la spedita alla russa, una per autoconsumo. Allora vorrei chiudere facendo l'ultimo giro, Masu, una valutazione, siccome quello che ci raccontano, appunto l'esperienza di quella sera quando è toccato a me, ma ogni volta ci raccontano, sono dei liberatori, se non ci fossero loro gli ospedali non potrebbero andare avanti, proteggono anche emergency, i militari salvatori, ecco questo cliché, se vale sia per gli italiani che per gli alleati, almeno per qualcuno, se questa propaganda in Afghanistan ha toccato qualcuno. Ma tanto dal punto di vista della sicurezza, questo io l'ho visto in Afghanistan con emergency, ma anche in tante altre parti del mondo in cui vado a fare il mestiere di cronista, più stai lontano dai militari e dalla gente armata e più sei sicuro, soprattutto in zone di guerra, ma banalmente perché chi è armato è un attore della guerra. In particolare in Afghanistan, io l'ultima volta ci sono stato più o meno un anno fa, ho sentito dire da gente che in questo momento, che ai tempi del regime talebano sarebbe stata probabilmente in carcere, intellettuali, professori, medici, stanno vincendo i talebani per fortuna, perché almeno si potrà ricominciare a vivere in modo tra virgolette normale in questo paese, perché in realtà noi siamo lì a fare una guerra devastante, di cui nonostante la testimonianza di emergency, che comunque è preziosissima, non si conoscono poi le dimensioni, perché di quel che per esempio in questi giorni sta accadendo nel sud dell'Afghanistan non è dato sapere. Questi anni sono, questi ultimi 10 anni sono i primi anni in cui la guerra viene fatta senza testimoni, senza giornalisti veri appresso, nel senso che certo anche un mese fa ci sono stati dei giornalisti che sono andati a vedere cosa è successo nel distretto di Marjan, sud dell'Afghanistan, dove la NATO sta scatenando la più importante offensiva militare dalla seconda guerra mondiale in poi, ma sono andati a seguito delle truppe e quindi non hanno visto nient'altro che quello che le truppe volevano far vedere. L'Afghanistan è un paese che sicuramente è peggiorato negli ultimi 10 anni, il 90% degli afghani è ancora senza acqua potabile, oltre a portare le bombe, la guerra, la violenza e quindi anche a incrementare la violenza dell'altro fronte, l'Occidente non ha fatto. In 10 anni non sono state costruite scuole, non sono state costruite strade, non sono stati costruiti luoghi di lavoro, fabbriche, non è stato fatto nulla se non esercitare violenza. E questo lo si vede persino a Kabul, che è la capitale, in qualche modo dovrebbe essere il fiore all'occhiello dell'intervento occidentale, ma è clamorosamente evidente se si esce da Kabul. Non c'è nulla di, tranne le strade che servono ai militari. Ci sono, certo, sono state costruite delle strade, per esempio è stata fatta la strada che da Kabul porta su per la valle del Panjshir verso la Cina, che un tempo, dove c'è anche l'ospedale di emergency, un tempo era una strada sterrata piuttosto conciata, adesso è una meravigliosa strada asfaltata. Ma perché? Perché al confine con la Cina gli Stati Uniti hanno costruito una base militare e quindi quella strada serviva a loro, non certo agli abitanti. Infrastrutture belliche. Esattamente, questo è quello che è stato fatto. Ma perché questo è quello che volevano fare in realtà, cioè la guerra è questa cosa qui, la guerra non la si fa per aiutare nessuno, questa è proprio veramente una favola. E la cosa bella di questo film e delle tante altre cose che hanno fatto anche loro, per la verità, molto belle con Emergency, è che si racconta la guerra attraverso delle storie. Cioè io faccio il tuo mestiere, una notizia, se non è che non c'è censura, ogni tanto lo leggiamo, ci sono stati 60 morti civili perché si pensava a un gruppo di talebani, invece era una festa di matrimonio, questo si legge abbastanza spesso, ma a noi 60 morti civili non dicono nulla, ovviamente rimane un numero. Se tu racconti una storia, fai capire che cosa stiamo facendo davvero lì e fai capire quanto è, cito le parole di Marco Garatti, puzza di sangue e merda e basta la guerra. Cecilia, vuoi aggiungere qualcosa proprio sulla missione italiana, su come viene percepita dalle persone che conoscete, anche da eventuali differenze fra l'esercito italiano e